I bambini, ragazzi, i bambini, parlano i bambini, sì. Beh, in realtà parlano i bambini, dovevi farti vedere questi video e basta chiuderlo qui. Perfetto, ma ho voluto approfittare, ho preso questi piccoli pezzetti dei bambini che quel giorno della prima sfida sto parlando, dedicata a loro, che ci siamo divertiti veramente tanto. Ho preso questi pezzettini, li ho messi qui insieme per farvi capire quanto si sono messi in gioco, quanto è bello conoscere la psicologia dei bambini, capire effettivamente cosa pensano, come ci guardano, come ci percepiscono. È veramente stupendo. Ho approfittato, li ho presi, li ho messi insieme, adesso te li lascio guardare. Con questo voglio dirti perché l'ho fatto, perché mi sono accorto che durante la diretta, te la metto qua la diretta perché sto facendo tante altre sfide in questo momento, ma la diretta dei bambini non è andata bene, il video è capovolto, insomma un disastro, ragazzi, nonostante abbia programmato tutto, ma sembra che non abbia fatto una buona programmazione, ahimè l'errore, ma per fortuna ho registrato tutto, il video, tra poco lo monterò. Ho tolto questi piccoli pezzettini, dategli un'occhiata perché è veramente, la psicologia dei bambini è stupenda, il modo in cui ci percepiscono, come la pensano, quel giorno come hanno affrontato la sfida, con quella spensieratezza che solo i bambini e con quella sana competizione che sono sana, precisa, bella, insomma, mi è piaciuto tantissimo. Te li lascio, guardali un attimo, ti invito così magari a lasciare un like lì, a te non costa nulla, iscriviti anche al canale perché non appena monterò questo video dei bambini ti accorgerai che è stupendo, e magari se vuoi fare partecipare anche i tuoi bambini, se stai guardando lì mi scrivi giù nei commenti e magari ci mettiamo d'accordo, oppure vuoi farli allenare in qualche modo con me. Basta, era tutto qui, io sono Mario il coach, sto cercando di diffondere il verbo in tutto questo casino che sto facendo, tanti progetti, tante cose che sto preparando, spero che sarai dei miei, ti aspetto, magari ci vediamo al prossimo video, ciao. Che cosa hai fatto? Il taekwondo, arti marziali, il calcio, poi ho abbandonato il calcio per la palestra. Sì, poi? Poi volevo iscrivermi a piscina. Sì. Nel tempo libero faccio il ping pong, Mario. Sono a posto. Insomma, poi, infatti, poi vado pure al corso d'inglese. Insomma, sei pieno. Però ad allenarti con me ce la fai ugualmente. E vai? Un giorno, tanto te, però sai che non mi sono disiscritto perché era lo stesso giorno del calcio. Ok. Allora, Leonardo, dimmi che tipo di sport ti piace a te invece? Cosa ti piace fare? Il calcio. Il calcio. E poi dopo il calcio qual è un'altra attività che ti piace di più? Il ballo. Il ballo. Oh, che tipo di ballo? E se non vado errato ti piace fare il creator a te, è vero? Ah, ti piace stare su YouTube. Ti sei preparato per questa sfida? Sei pronto? E in bocca al lupo pure a te. Eva, raccontami le tue attività giornaliere. Dimmi, dai, che fai durante la giornata? Allora, vai. Piscina, ok. E palestra prima. Ah, ok. Che cosa ti piace fare di più? Quale tipo di attività ti piace fare di più? Palestra. Oh, davvero? Sì. Che tipo di... Anche la piscina mi piace tanto. Quindi ti piace fare l'allenamento in generale, insomma. Sì. Ah, ok. E hai un'abilità in cui sei bravissima? Nessuna abilità? La corda. La corda, wow! Oggi ti metterò... Oggi ti metterò alla prova, va bene? Oh, è vero, io faccio pure la corda, ho fatto per un giorno l'ho imparata. Che cosa? Hai imparato la già corda, la corda? Wow! L'ho fatto per un giorno, l'ho comprata dal cinese sotto casa. Vabbè. Non mi sono allenata. Non mi hai fatto la promessa, mi hai promesso di comprare gli Yula Hop. Sì, ti ho detto l'anno prossimo, non quest'anno. No, sì, ti ho detto l'anno prossimo. Allora Eric, dimmi che tipo di attività ti piace, no? Ti piace giocare a che cosa a te? Dimmi. A cosa ti piace giocare? Qual è il tuo sport che ti piace di più? A calcio, a correre, a saltare? Cosa ti piace di più, Eric? Dimmi. Cosa ti piace di più? A scherzare, ti piace fare gli scherzi? Ma non è che oggi mi fai uno scherzo pure a me, no?
Ti sei preparato per questa sfida? Sicuro? E quindi in bocca al lupo pure a te. Dammi 5. Raccontami le tue attività. Mi piace giocare a calcio e uscire con gli amici. Ti piace giocare a calcio? E uscire con gli amici. E uscire con gli amici. Wow. Il tuo sport preferito qual è? Il calcio. Il calcio e basta? Sì. Ma ti piace allenarti con Mario? Di la verità. Sì? E vai, quindi in bocca al lupo. Grande Lorenzo. Ed è arrivato Giovanni. Ed è arrivato Giovanni. Vai col 5. Ah, è lui. Va bene, che mi diceva. Ho detto che si chiama Giovanni. Giovanni, vieni a raccontarmi una cosa, tu vieni. Che attività fai durante il giorno tu, Giovanni? Dimmi, dimmi. Calcio. Fai calcio? Sì. Wow, e poi cosa ti piace fare di più? Calcio. Il calcio e basta? E poi mi piace pure correre. E la palestra? Ti piace palestra correre? Sì. Wow, ah, come papà ti piace correre. Ma ti verrai ad allenare con Mario d'ora in avanti? Ti strappo questa promessa? Dimmi. Vediamo. Vediamo? Ok. Grande, in bocca al lupo. Allora, vieni, dai. Raccontami le tue attività. Dai, che attività fai durante la giornata? Dai, vai, dimmi. Attività o... Attività di piacere, di sport, quello che ti piacciono di più. La palestra e la piscina. La piscina, poi? Che fai di studio? Che fai? Inglese? Che stai facendo? Sì, ok, quindi anche tu, inglese, sì, poi? E durante la giornata? Durante la giornata? Niente? Ti piace dormire, forse? Ti piace mangiare, forse? No. No, non ti piace mangiare? E che sta storia? Te l'ho sempre detto che non mi piace mangiare. È vero. Adesso tocca...